Revelio! Mai avrei creduto che i seguaci di Ranrok si sarebbero spinti a tanto. Salve, signore. Cosa vende qui? Salve! Io sono Jalal Semi e questo è il mio negozio di pozioni. Posso rispondere a qualsiasi domanda sul borgo. C'è qualche voce qui in giro in paese? Un goblin di nome Pergit sta causando un mucchio di problemi. La sua banda attacca i venditori ambulanti e gli affari qui ne stanno risentendo. Sarebbe bello se qualcuno risolvesse il problema. Tuttavia, nessuno vuole vedersela con una banda di goblin. E così Pergit sta alle rovine di Korrow e fa quello che vuole. Potrebbe raccontarmi di lei? Vediamo. Sono il pozionante di spicco di Lower Oxfield, ma un tempo ero solo uno studente di Hogwarts, come te. Infatti, ti farò lo sconto studenti. E il prezzo è normale. I miei prezzi sono già abbastanza bassi. Che cosa vende? Vendo pozioni e i loro ingredienti. Per me, se non si può sistemare con una pozione, allora è meglio lasciar perdere. Uso solo ingredienti locali e le mie pozioni garantiscono sicurezza e salute. Che cosa c'è in vendita? Spero di rivederti presto. Revelio! Revelio! Accio! Revelio! Oxfield, una delle mie... È incantevole in questo periodo dell'anno. Revelio! Mai avrei creduto che i seguaci di... Chiedo scusa, va tutto bene? Ah, non direi. Ho appena perso tutte le mie merci. E per poco la vita. Ti conviene cercare un altro mercante? Io non ho nulla da vendere. Ah, non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. Stai in guardia. Ranrok e i suoi seguaci non risparmieranno nessuno. Ti hanno attaccato. Ranrok non ha pazienza con chi non vuole unirsi a lui. Anch'io vorrei che i goblin fossero trattati come pari dalla stirpe magica, ma spargere sangue non è la soluzione. Quando gliel'ho fatto presente, mi hanno attaccato, colpendomi fino a quasi farmi perdere i sensi. Hanno preso i miei carretti, le mie cose, persino i miei preziosi dipinti. Quelli di Ranrok ti hanno mai attaccato in questo modo? Da un po' che ricevo insulti e minacce da parte loro. Credono che l'unico modo per ottenere ciò che vogliono sia la violenza.
Le cose hanno preso una pessima piega negli ultimi tempi. Ranrok diventa sempre più potente e i suoi seguaci lo sanno. Si credono intoccabili. Ranrok pensava che tutti i goblin lo avrebbero seguito, ma si sbagliava. Molti di noi vorrebbero una soluzione più diplomatica alle discordie con la stirpe magica. Hai detto che hanno rubato i tuoi quadri. Sei un pittore? Sì, è la mia vocazione, anche se molti la ritengono una professione insolita per un goblin. Quasi tutti i miei familiari lavorano con i metalli o alla Gringot. Scommetto il mio pennello migliore che quelli di Ranrok non sapranno apprezzare i miei lavori e li useranno per accendere il fuoco. Senza i miei carretti e il mio sostentamento, chissà quando potrò tornare a dipingere. Mi dispiace davvero. Cercherò di trovare i tuoi carretti, puoi starne certo. Molto gentile da parte tua, ma credo li abbiano portati al loro accampamento a sud-ovest di qui, oltre le rovine. È troppo pericoloso. Comunque, hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo. Per quanto le possibilità siano esili, nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso. È stato un piacere conoscerti, anche se avrei preferito farlo in circostanze migliori. Dopo quello che Ranrok ha fatto a quel banchiere goblin alla Gringot, ciò che è successo ad Arlen dovrebbe sorprendere. Revelio! 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 Incendio! Revelio!
Revelio! Leviosa! Accio! Incendio! Revelio! Leviosa! Pazzo! Incendio! Revelio! Dopo le rovine, sono sulla strada giusta. Un accampamento. Deve essere questo. Lo stufato di funghi di mia madre, quello sì che era imbattibile. Accio! Ah! Incendio! Leviosa! Accio! Sembra ci sia più di un modo per entrare. Accio! Incendio! Accio! Incendio! Leviosa! Accio! Incendio! Quanti mai sarete? Accio! Incendio! Leviosa! Che finale sfortunato per la tua storia! Intrusione! Faccio!
Accio! Leviosa! Accio! Incendio! Incendio! Leviosa! Una scena! Proteggi! Basta fare! Imbarazzante! Incendio! Accio! Accio! Incendio! Niente male, non c'è che dire. Ora liberiamo i carretti di Arna. Revelio! Incendio! Revelio! Leviosa! Accio! Revelio! Incendio! Accio! Leviosa! Revelio! Revelio! Accio! Revelio! Incantesimo! I carretti stanno tornando da Arna. Accio! Leviosa! Revelio! Revelio! Accio! Thank you.
Grevenio. Revelio! Accio! Incendio! Incendio! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Incendio! Revelio! 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 Incendio!
Accio! Incendio! Accio! 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 Incendio! Revelio! Davvero intrigante. Revelio. Revelio! 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 Sappi che non ho ancora i miei carretti. Revelio! Arn, ho buone notizie. I carretti stanno tornando. Io non so davvero che dire. Ormai avevo quasi perso la speranza di ritrovare le mie cose. I seguaci di Ranrok mi considerano uno sciocco perché credo nella bontà della stirpe magica, ma ora so di aver ragione. Quelli che ho affrontato erano decisi a rendermi la vita difficile. Sono lieto che tu stia bene. Oh, non vedo l'ora di riavere le mie cose, specialmente i miei colori. Ah, sai, mi ha ispirato. Sono anni che ho a che fare con streghe e maghi e siamo sempre andati molto d'accordo. Magari il mio prossimo dipinto sarà un tributo a quanto di buono c'è tra noi. Che bella idea, Arn. Ti auguro di riuscirci. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie ancora per tutto ciò che hai fatto.
auguro il meglio. Appena arriveranno i miei carretti, ti mostrerò le mie merci. Te lo compro volentieri. Un inventario ben fornito fa sempre comodo. Grazie per la visita e torna presto a trovarmi, ci conto! Revelio! Ah, è un vero piacere vederti. Ciao, Natty. Come stai? Spero tu ti sia ripresa dalla nostra movimentata gita a Hogsmeade. Sto bene, ma sono preoccupata per te. Con Ranrok, Rookwood e Harlow tutti a darti la caccia. In questo momento sto bene. All'epoca non ne abbiamo parlato, ma spero che ora mi rivelerai perché ti stavano cercando. Vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot io e Fig. Quando
siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla nostra carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. È quella magia che hai usato contro i troll a Hogsmeade? Credo di sì. Sto ancora imparando, ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Quel giorno a Hogsmeade ho capito una cosa. Hai mostrato grande coraggio nell'affrontare quel troll. E Siruna non si è lasciata intimidire da Rookwood e Harlow. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. Cioè? In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Rookwood e Harlow sono pericolosi già di per sé. E il fatto che siano anche in combutta con Ranrock, beh... Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene, ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natti. Stai in guardia. Ma insomma, come osi minacciarmi? Ma che succede qui? Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo? Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Uno studente, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace! Stupidino! Incendio! Legione! Taccio! Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Ma che succede? Non ero mai attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Va tutto bene? Sì, e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Ti dispiace spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder? Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood.
Mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Pria mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. Ha nominato una certa Pria? Sì, mia moglie. Negli anni di Hogwarts accese il mio interesse per Merlino regalandomi un libro su di lui. È la tipica tasso rosso a cui piace lavorare, grande pozionante, ha una bottega in Nocturne Alley. Viaggia molto per lavoro, sa quel che succede nelle Highlands prima di me. Lei è ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Ma Merlino, quello di Re Artù? Proprio lui. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture? Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri Serpeverde. Era un grande amante dei rompicapi. Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se... E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Accidenti! Hai visto? I rampicanti sono spariti! Cosa devo fare adesso? Da qui è tutto territorio inesplorato. Queste pire, però, mi incuriosiscono. Incendio! Per la barba di Merlino! Le fiamme fanno affondare la pira! Strano, le pire sono tornate allo stato iniziale. Incendio! Giornata. Stento a crederci. Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa? Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti.
E fa attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi. Revelio! Salve! So che sei un corvo nero intraprendente. Il professor Fig mi ha detto che hai ritrovato un libro che aveva smarrito. Vorrei discutere la questione con te. Spero che tu abbia portato a termine tutto ciò che ti avevo richiesto. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi che mi ha assegnato. Ben fatto. Allora sei pronto per imparare Expelliarmus. Presta molta attenzione. Spesso basta l'incantesimo di disarmo a sconfiggere le streghe e i maghi oscuri più potenti che tu possa incontrare. L'utilizzo della magia richiede una mente concentrata e una bacchetta ferma. Gran bel lavoro! Se vuoi esercitarti, il manichino è qui apposta. Professoressa, ha un minuto? Certo! Che c'è? Mi stavo chiedendo, lei ha frequentato Hogwarts? Sì! Sono un fiero membro della casa di Corvo Nero, come te. Perché me lo chiedi? Volevo sapere com'è cambiata Hogwarts nel corso degli anni. Capisco. Il castello, come avrai dedotto, nasconde molte sorprese. Oserei dire che non solo le scalinate sono ingannevoli qui... Per quanto riguarda gli studenti, sembrano più capaci ogni anno che passa. Anche se, almeno il grado di bravate sembra rimasto inalterato, quando ero caposcuola erano molte le mascalzonate che facevo finta di non vedere.
Tuttavia, una volta ammonì un certo Phineas Nigellus Black per essersi mangiato una penna d'oca di zucchero durante una lezione. Non sapevo che lei e il professor Black aveste studiato qui insieme. Le apparenze possono ingannare. Sono stata ferita dal tempo stesso. Dal tempo stesso? Non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere. Oh, beh, era un rischio intrinseco della mia precedente occupazione. Forse avrai già sentito dire che fui per anni un indicibile del ministero. Indicibile? Che vuol... Ah, come potrai immaginare, non mi è concesso di spiegartelo. Ti basti sapere che non era un lavoro privo di rischi. Spero di aver soddisfatto la tua curiosità per il momento. Sì, grazie per avermi parlato, professoressa. Continua così con la bacchetta. Bisogna sempre essere pronti a reagire alle furfanterie, sia dentro che fuori da scuola. Expelliarmus! Direi che ci siamo, ma continua a esercitarti. Expelliarmus un giorno potrebbe salvarti la vita. Le tiro! Accio! Incendio! Expelliarmus! Vedo che continui a esercitarti. Yeah.